Ciao, benvenuto alla settima puntata di Sticks and Pad Nights. La settimana scorsa abbiamo visto tutto il workout ternario alla velocità di 97 bpm, che è la relativa velocità da usare nel ternario, che ci permette di mantenere lo stesso flusso di note, la stessa velocità di esecuzione di note a 73 bpm quando facciamo il workout binario. Poi abbiamo visto tutto il ritual invece a 73 bpm per il semplice motivo che il massimo sforzo lo otteniamo nella parte binaria di ogni rudimento che vediamo sia in ternario che in binario, per cui tu ti sei esercitato tutta la settimana partendo o da 73 per prepararti a questa diretta di mercoledì, per cui la faremo tutta a 76 bpm, perché abbiamo detto che ogni settimana incrementiamo di 3 bpm il binario e poi ci calcoliamo per la settimana del ternario la relativa velocità. Per cui questa settimana andremo a vedere l'Essential Sticking Combination binario a 76, così. Vado avanti, ok, fino ad arrivare alla fine, dove ho tutto il finger control. 3, 4. Poi andremo a vedere gli endurance che abbiamo mescolato per accorciare un po'. All'andata lo facciamo con i colpi singoli, al ritorno con i colpi doppi, guidando una volta all'andata di arto forte, andata e ritorno, e una volta di arto debole. E abbiamo introdotto un esercizio di respirazione, perché contando la respirazione un po' si accorcia, non so se hai fatto caso, per cui adesso che siamo ad un livello tale che non dobbiamo per forza contare ad altissima voce sempre, ma possiamo farlo internamente, abbiamo aggiunto l'esercizio di respirazione. Ti faccio un esempio. Poi l'abbiamo fatto sui colpi doppi, abbiamo fatto la stessa cosa quando siamo arrivati al massimo al 16 dei colpi singoli, switchiamo la tecnica dei doppi e poi torniamo indietro. Ok, molto semplice. Una battuta respiriamo e tre battute espiriamo per mantenere quel rapporto di 1 a 3 che si dovrebbe mantenere sempre. Poi andremo a vedere gli esercizi per gli accenti, quello che si chiama Basic Bean numero 2, che è colpi singoli. Poi abbiamo fatto quello della Müller a mani all'unisono, gruppo da 5. Mani all'unisono. Gruppo da 4, 3, 4. Ok? Con i rulli. Ora ti faccio un esempio di flam ritual a 76 bpm. Per esempio prendo il flam tap. Ora un esempio tratto dal drag ritual a 76 bpm, tipo il Ratamacchiù. Adesso invece un esempio tratto dal ritual dei rulli, tipo un rullo a 5. E infine un esempio tratto dai diddle, semplice paradiddle. Tutto qua, ce la caveremo come la settimana scorsa abbiamo visto, ormai in un'oretta riusciremo a fare tutto. Avremo un po' di tempo in più affinché tu mi possa fare delle domande. Per cui ci vediamo mercoledì sera alle 21.30, 25 aprile, lo so che è festa. Se non ci sei non c'è problema, la diretta rimarrà per una settimana visibile sulla pagina Facebook, per cui te la guardi giovedì, venerdì, sabato, domenica, a pezzi, scaricala. Per chi invece ha acquistato il pacchetto
2 Hours Workout livello 2, dove puoi trovare tutti gli esercizi che eseguiamo qui, caricherò la diretta sulla sezione extra del corso, ok? Ci vediamo mercoledì sera alle 21.30 dalla pagina fan di The Drum Booster su Facebook per Sticks and Pad Nights numero 7. Ciao e buono studio!